Buongiorno a tutti ragazzi, come si va? Ben ritrovati, buon inizio di settimana, buon lunedì e finalmente dopo la primavera ci abbiamo anche l'ora legale, quindi abbiamo tanta luce in più. Forse quelli più maliziosi diranno, ma si dorme un'ora meno. La recuperiamo. E come se la recuperiamo? Fatemi regolare un po' il volume qui, così siamo in tiro, buono, ok. La recuperiamo. E vi parla di una persona che quando arriva l'ora legale, i primi giorni sono letargia, tentoni. Cosa faccio? Perché? Ma vuoi mettere? Alle 8 ancora, alle 8 della sera, c'è ancora un po' di luce. E via via che le giornate si allungano, tanta roba. Dai, questo perché? Perché è bello avere intorno sempre più luce. La natura che si risveglia, la stagione che si riscalda, ok? Ci dà anche a livello di umore, di tono, quel boost in più che soprattutto in questo momento ci serve. Molto bene, spero che abbiate gradito la masterclass di venerdì scorso. Replicheremo l'ultimo venerdì di aprile, quindi tenetevi sempre lì, come dire, concentrati. Stamani andiamo avanti. Il Pilates ormai che stiamo facendo da mesi insieme assume una connotazione sempre più, come dire, intensa ed è giusto che sia così. Bene, abbiamo visto alcuni esercizi nella loro versione finale, ergo originale della disciplina di Joseph, che chiamavasi Contrology ai suoi tempi e per qualche anno ancora dopo. Ne continueremo a vedere delle versioni ancora modificate al ribasso, poi via via inizieremo anche lì a aggiungere carne al fuoco in senso positivo, quindi a vedere come funziona un boomerang intero, come si può variare il rollover creando un ulteriore esercizio che si chiama jackknife, che abbiamo già visto altre volte ma è necessario rivedere per capire chi lo può praticare e chi no. Vi ho messo alla fine della masterclass un esercizio a mio avviso bellissimo che si chiama Control and Balance, che poi rivedremo. Dovremo provare a modificare, e lì è molto complesso per quello che riguarda l'aspetto condizionale delle braccia, soprattutto la parte del gomito, due esercizi che normalmente vengono fatti schiena a terra, che sono scissor e bicycle, ok? Quindi la sforbiciata della bicicletta, poiché nella loro versione originale hanno tutt'altra connotazione, da non prendere sotto gamba, esercizi che probabilmente alcuni di voi potrebbero non eseguire proprio per magari per problematiche articolari, osse, tendine, comunque su quest'area qua. Poi andremo a vedere, ok? Avremo tempo di vederlo sicuramente entro le prossime settimane, ok? Quindi, come dire, state focalizzati. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti e poi iniziamo. E quindi, mi raccomando ragazzi, ora facciamo una sistemata qui all'orologio. La musica c'è, adesso ne regoliamo il volume. E poi si parte, ignoranti, nel senso buono, nel senso si va, ok? Magari rispetto a venerdì facciamo un po' più bravi, andiamo un po' più blandi, però comunque sempre high-end Pilates, ok? Livello alto. Regoliamo la playlist e si parte. Allora, quello che vi voglio far fare stamani è un po' più focalizzato sulla mobilità, ok, della colonna e sul rinforzo del trasverso, quindi tutto il core profondo. Quindi attraverseremo il percorso rollover, spine stretch forward e mobilità continua della colonna, alternato a stazioni che
prediligeranno l'utilizzo degli addominali, ok, sollecitati attraverso tutto ciò che è fruibile nel contesto del Pilates, di un po' più specifico per gli addominali, quindi vari one leg stretch, 100 style, io chiamo 100 style quell'esercizio che è ispirato a 100, ok, che per motivi miei scientifici, volendo, non tendo mai a mettere. Poi un giorno vi spiegherò perché, però adesso si parte, ok? Bando alle ciance. Quindi mobilità della colonna e addominali. Ci siamo? 3, 2, 1, via. Stendo sulle braccia, spiro. Giù le braccia, spiro. Su, inspiro. Giù, espiro. Due ancora. Strizza i glutei, stabilizza la lombare. Rilassa i glutei fuori aria. Un altro. Prendo aria. Fuori aria, spalle su e giù. Su. 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 Ancora. 8. Giù. 7. Giù. 6. Giù. 5. Giù. 4. Giù. 3. Giù. 2, giù, 1, giù, arrotolo la colonna, primo tentativo sulla flessibilità del rachide e vediamo come va, ok? Se abbiamo catene rigide dietro per vari motivi tendiamo a piegare leggermente le gambe, andiamo di nuovo giù, quindi in questo modo. Cerchiamo il massimo, la massima cura sul ritmo articolare dei segmenti della colonna, quindi dall'alto inizio, cervicale, toracica, la lombare, spesso non tanto flessibile come nel mio caso, a ritroso, dal basso verso l'alto, ok? Fanne un altro, dai! Bene, allora, sostiamo un attimo in questa posizione e andiamo a inarcare la colonna inspirando e ad arrotondarla espirando. Quindi aumentiamo la lordosi sulla zona lombare, creando un po' la conchetta inspirando, portando in lieve retroversione il bacino fuori aria, cerchiamo di allungare tutta la stessa zona. Inspiro, espiro. Ancora, inspiro, espiro, ancora uno, inspiro, espiro, scivolo con le mani fino a terra e ritorno su lentamente. Andiamo a fare le prime sollecitazioni sulla parte addominale, quindi utilizzando gli addominali come stabilizzatori, semplicemente alternando la gamba che solleveremo e quindi vado a sollevare la gamba sinistra stabilizzando sulla gamba destra, quindi anche come radichiamo il piede è importante e vado. Senti che la contrazione degli addominali ci aiuta a stabilizzare, ok? Globalmente dal basso fino all'alto. 3, 2, 1, giù, senza perdere la percezione del piede a terra. Come ben sapete, se c'è bisogno di lavorare scalzi, meglio ancora, ok? Fatelo. Per avere la prensilità maggiore del piede, soprattutto la propriocezione, la distribuzione di tutta la parte plantare a terra. E cambio. Senti gli addominali, si contraggono senza piegarsi, una contrazione che non prevede il piegamento, ovvero la flessione della zona lombare. E ritorno. I muscoli si compattano come una corazza, senza piegare. Ok? Non come flessori, ma come stabilizzatori. E di nuovo sollevo. Senti il piede a terra. 3, 2, 1, giù. Facciamone un altro, dai. 3, 2, 1, giù. Facciamone un paio ancora. Uno per ciascun lato, ok? E quindi di nuovo sollevo.
3, 2, 1, giù. L'ultimo. Giù. Avremo magari percepito che insieme agli addominali anche il gluteo della gamba che sta a terra concorre sulla stabilità e va bene. Se parliamo di core esteso, possiamo considerare non solo l'addome ma anche i glutei. E a volte, usando un tecnicismo in inglese, si parla di subtle core, scritto subtle, subtle core, il core più sottile, più profondo. Oltre ai glutei, il pavimento pelvico, il cui utilizzo in alcuni casi, come ben sapete nel Pilates, può dare una mano. Chiudiamo questa parte introduttiva, arrotoliamo la colonna, camminiamo, arriviamo sul plank, ritorniamo su, lo facciamo ormai sempre, è diventato una specie di punto fisso, ok? Il passaggio, il creare questa confidenza tra stare in piedi, quindi ortostatismo, e arrivare a terra, clinostatismo, in posizione, in anatomia prona, 4 volte. Pronti? 3, 2, 1, via, scendi. Cammino. Plank. 3, 2, 1, torno. E sulla colonna, ok? Dai ancora. Scendo. Cammino. 3, 2, 1, torno su. Terzo. Quarto, ne aggiungeremo un quinto che ci porta a stare a terra, ok? Quindi l'ultimo in cui scendo e salgo. Dai. Questo, arriveremo sul plank, ma appoggeremo le ginocchia sul tappetino e iniziamo a lavorare a terra, ok? Via, roll down, walk in, linea del plank, 4, 3, 2, 1, ginocchia a terra, destra, sinistra, e vengo su, ok? Allora, mettiamo la manovra di allungamento che quasi sempre uso come transizione, che io chiamo side bend stretch, ok? Senza fare particolari unioni di figure stamani. Andiamo un po' più a ribasso per dedicarci, come dicevo, su mobilità complessiva della colonna, principalmente piano sagittale, quindi flesso estensione, ma anche un po' la flessione laterale, come faremo adesso, ok? Quindi io stendo la gamba destra al lato e allargo le braccia. Ne facciamo 4 dinamici più uno di uno statico, ok? E quindi si va allungo, 1 e ritorno su lentamente, 2 3 1, restando a terra per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamo. Gamba sinistra, braccia. 3, 2, 1, go, allungo. Ritorno. Ancora, allungo. Ritorno. Ancora, allungo. Ritorno.
un attimo, allungo, ritorno, il quinto, resto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, bene, ragazzi, mettiamoci a sedere e andiamo su, spine stretch forward, ok? Facciamolo prima al ribasso e poi nella sua versione più o meno completa. Quindi cominciamo con i piedi uniti, ok? Quindi avremo la tensione sugli adduttori blanda, ok? Pronti? Si va al rotolo. Vado in avanti, resto qualche istante. 3, 2, 1, ritorno su. Bene, un altro, al rotolo. Resto. 3, 2, 1, ritorno su. Bene, allora ne facciamo ancora due. Se come me avesse già la sensazione di poter lavorare con le gambe stese, con gli adduttori sottoposti a una, diciamo, una tensione maggiore, ok? Ciò non deve creare tensioni muscolari e né impedimenti sul movimento di flessibilità su cui stiamo lavorando, ok? Ancora due. Vado. Ritorno. Un altro. Ritorno. Ok, bene. Allora, il primo lavoro che faremo sul core addominale lo facciamo sedere ed è una modifica che a volte abbiamo fatto riguardante lo spine twist, quell'esercizio che nel repertorio classico originale prevede la torsione, ok, a sedere, ok, quindi a impatto gravità zero sugli addominali, nella lettura incline, ok, si va a ruotare, è un esercizio che fa parte del repertorio delle macchine della nostra disciplina, reformer, dove c'è una strap, una cinghia che normalmente ferma i piedi. Essendo sprovvisti, ovviamente, il mio consiglio è quello di non andare troppo all'indietro, poco. Diversamente accumuleremo, uno, tensione sul collo, due, tensione sulle anche, ok? Cosa che non ci serve. Moderiamo. Facciamo due ripetizioni e torniamo, ok? Faremo un totale di 10 ripetizioni, quindi sinistra, destra e ritorno per 5, ok? Torace dritto, mi raccomando, eh? Quindi orientativamente potremmo inclinarci di qualche grado in questo modo. Buono? Mettiamoci le mani dietro la nuca e si va fuori aria, 1, inspiro, ritorno, fuori aria, 2, inspiro, ritorno, torno su. Ok, così risolvo ogni volta la tensione. Vai, ancora, fuori aria, 1, inspiro, ritorno, fuori aria, 2, inspiro, ritorno, torno su e risolviamo la tensione, ok? Vai, terza serie da 2, fuori aria, 1, ritorno, se sentiamo tremare fuori aria, 2, è fisiologico, ritorno. Ok? Vuol dire che il nostro trasverso sta lavorando, ok? Per tenere stabile la colonna, soprattutto nel tratto lombare, evitando di essere rotondi e contrastando l'azione della forza di gravità. Ok? Vai, quarta serie. Vado, 1. Ritorno. 2. Ritorno. Ok? Ultima serie, ragazzi. Pronti? Vado di nuovo per 2 e 1. Ok, perfetto.
Allora, Spine Stretch Forward di nuovo, un'altra serie da 4. Possiamo già, se lo gradite, se riuscite, andare a lavorare con le gambe distese. Qualora aveste bisogno di farne 2 a impatto ridotto e 2 a impatto regolare, ok? O tutte addirittura così, se vi trovaste nella necessità di farlo. A voi la scelta, sono 4 ripetizioni, poi inizieremo la fase a terra, ok? E vado. E 1. E ritorno su. E 2. E ritorno su. E 3. E ritorno su. E 4. E ritorno su. Ok, allora il classico del Pilates, roll down, roll up, ok? Si parte a sedere, quindi partiamo in versione inversa, l'esercizio nella sua lettura originale, voglio ricordarvelo per chiarezza e anche per fare cultura sulla disciplina, inizia da terra, da qui roll up. Il roll down è una conseguenza che ci serve per tornare a terra, ok? Ma inizia come movimento di flessione da terra. Quindi andiamo a lavorare sulla flessibilità della colonna e sul coinvolgimento delle catene antero-posteriori, quindi anche gli addominali, come vi dicevo, uniamo le due cose adesso, ok? 4 volte, ok? Scegli dove posizionare le braccia, senza che ci sia tensione su spalla e collo, ok? Ricorda, il range va da parallelo a terra a perpendicolo rispetto a terra. Usiamo bene ciò che abbiamo fatto fino ad oggi. Dai, 4 volte. Vado. Giro. Posiziono le braccia. Salgo su. Spingo i talloni, può dare una mano. Ok. Come nella versione originale, porto in avanti le braccia e arrotondo. Spingo l'ombre di palli indietro. Ritorno su. Posiziono le braccia e scendo. Dal basso, ok? Giro. Posiziono le braccia a ritroso. Salgo. Spingo i piedi a martello. Mi possono dare una mano. Braccia avanti. Spingo l'ombre di palli indietro e il resto della colonna in avanti. 2. 3. Muovo le braccia e fermo su, scelgo dove posizionarle, mi salgo, piedi a martello, possono dare una mano, arrotondo. L'ultimo. Salgo, arrotondo, ci siamo ragazzi, prendo le gambe da dietro e mi accompagno, scendo a terra, iniziamo la parte floor, mi stessi a terra. Allora, andiamo adesso a coniugare lo shoulder bridge con ritorno di mobilità della colonna con una stazione stile 100, quindi qualcosa di stacco, ok? Salgo, scendo, 8 conti la gamba destra, riparto, salgo, scendo, 8 conti la sinistra, per 2 volte, seguimi, è semplicissimo. Se vuoi già agire con le braccia indietro, bene, se hai necessità di lasciarle qui, bene lo stesso, valuta, vai a sensazione, ok? Bridge, su tutte le vertebre, una dopo l'altra, apro bene le anche, spingo con i piedi, rilasso tutta la muscolatura e torno giù con una vertebra alla volta. Quando il sacro e il coccige arrivano a terra, capo tra le mani, sollevo le gambe,
condizione neutra lombare, stendo basso la gamba e rimango. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piego la gamba, giù, 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 da capo bridge e poi gamba sinistra. E schiaccio tutta la colonna su, quindi ogni singola vertebra, salgo, distendo bene anche la lieve spinta dei piedi, rilasso tutto fuori aria, una vertebra dopo l'altra, ritorno giù progressivamente, attraversando, posizionando tutti i segmenti della mia colonna, arrivo col bacino, sempre pollice, su di nuovo, neutra, sinistra giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piego, di nuovo, su vertebra vertebra, apro bene anche, giù vertebra vertebra ritroso, stazione isometrica, resto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù, l'ultimo combo, ok? Vai, schiaccio e una vertebra dopo l'altra salgo, resto su un istante a provare anche, inspiro, poi rilasso tutto, espiro, vengo giù una vertebra dopo l'altra lentamente, ok? Bene. Posizione statica, sul capo, sulle gambe, regione lombare neutra, la sinistra, stabilizzo, resto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupero, bene. Allora, lieve chiarezza, per me penso per la stragrande maggior parte di voi sarà chiaro e acquisito, ma ricordiamo sempre, quanto abbasso una gamba stesa completamente? Quando uso queste posizioni, schiena a terra, quelle che richiamano, diciamo, i crunch, o comunque nel nostro contesto specifico del Pilates, Wallet Stretch 100, ok? Esercizi che nel contesto del Pilates sono, come dire, indovinati poiché non vengono portati all'eccesso. Questo poi aprirà un capitolo particolare sul quale io sono molto attento, sulla aspetto dei crunch, sui quali se messo sul piatto della bilancia il collo ne paga le conseguenze e l'addome lavora il giusto. Quindi, ci ho detto, quanto abbasso una gamba, quanto riesco a farlo mantenendo inalterata la zona lombare e il bacino, posizione neutra. Così gli addominali si sforzano molto per tenere stabile tutta la regione pelvica, ok? E percepire quello che è l'impatto attraverso la gamba, la quale resiste alla gravità. Quindi fondamentalmente non è devo toccare terra, devo stare su, dipende da te, ok? Sempre dipende, lo dicevo anche una canzone di qualche anno fa, dipende, da che dipende? Dipende da te, ok? Allora, ragazzi, adesso andiamo a fare bridge, ritorno, one leg stretch, ok? Quindi vado, torno, one leg stretch, 10 battute. Simile a quello di prima, alterniamo le gambe, dai, al lavoro. Braccia, dove vuoi. Salto su. Apro bene anche. Fuori aria, torno giù, una vertebra alla volta. 10 battute, alternando, via. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dai ancora 2, 2, 1, giù. Allora, la seconda serie di one leg stretch che faremo al ritorno al bridge, la faremo iniziare dalla gamba sinistra. Quindi avremo anche un pattern invertito per
lavorare sulla coordinazione neuromotoria. Male non ci fa ogni tanto focalizzare in specifico anche su questo. Tra i punti focali della disciplina, ricordiamo coordination, coordinazione. Dai. Vado su, vertebra dopo vertebra. Apro tutto su bene, il petto, le anche, 3, 2, 1, rilasso tutto, torno giù una vertebra dopo l'altra, lentamente, piano, piano, eccomi qua, molto bene. One leg stretch, 10 battute, parte la gamba sinistra, 3, 2, 1, go, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù e giù. Ok, molto bene ragazzi, ci siamo? Allora, andiamo uno step un po' più in alto adesso. Lavoreremo sui rollover. Una volta tornati dal rollover, lavoreremo sul battito dei talloni, heel beats supine, uno di quegli esercizi non originali della disciplina che il nostro amico Joseph ha inserito attraverso la commistione con quella che è il workout detto sbarra a terra dei danzatori, ok? Il Pilates nella sua, diciamo, incarnazione originale, o meglio, nella sua seconda incarnazione, prevede anche l'utilizzo di questi esercizi che facciamo insieme quasi sempre. Quindi, guarda me, velocemente, andremo a rollover, si torna, si battono i palloni, te l'ho fatto velocissimo, ok? Con le anche ruotate e i piedi a martello. Come sempre, attenzione anche via la zona lombare e attenzione alla cervicale quando andiamo all'indietro. Faremo tutto questo 3 volte, rollover, ritorno, batto i talloni, 8 conti, pronti, braccia salde, braccia attive, mani attive, sulle gambe, 3, 2, 1, go, su, dietro dove riesco ad arrivare, senza forzare, apro le gambe, piedi a martello, ampiezza spalle, giù una vertebra dopo l'altra, rilasso i piedi, giro, unisco i piedi, piego le gambe, accolgo il capo, divarico, abbasso e parto, 1, parto i palloni, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop, rollover 2, pronti, stendo le gambe, 3, 2, 1, go, up, over, apro, piedi a martello, giù una vertebra dopo l'altra, la nuca salta sul tappetino, giro, piego le gambe, su, divarico, piedi a martello, abbasso, e 1, 2, 3, 4, 5, neutra, 6, 7, 8, fermo, l'ultimo, pronti, 3, 2, 1, go, up, over, bubble, piedi a martello, una vertebra dopo l'altra, la nuca è salda, guarda me, sì, bene, pronti l'ultimo, 3, 2, 1, go, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok, allora ginocchio a torace dondolo la testa lato lato lentamente, ok, qualora avessimo accumulato un po' di tensione su quest'area scarichiamo questa tensione, e come sempre in un esercizio complesso come il rollover è necessario che ciascuno di noi si tratti bene, ovvero sappia fino a che punto si può spingere, ok, non solo a livello assoluto su quelle possono essere eventuali limiti che qualcuno ha, ma anche a livello relativo, contestuale,
normalmente alcune persone la prima parte della giornata hanno bisogno di un po' più di tempo per attivarsi, ok? Una reattività un po' diversa e magari arrivare dietro per bene potrebbe essere un po' difficile. Quindi, come sempre, la cautela, bene? La sicurezza, sempre il primo requisito sul quale basarsi, mai, mai trascurare, ok? Ok, ragazzi, bene. Adesso torneremo a sedere con un roll up e poi useremo per gli addominali l'esercizio di roll back, ok? Quindi, stendo le gambe sulle braccia, sul capo, salto, piedi a martello se mi danno una mano, arrotondo la schiena. Perfetto. Allora, roll back, rolling like a ball, ci si appallottola, arrotoliamo. Allora, lasciando a casa l'aspetto inerziale del lanciarsi e di lasciare che la gravità ci porti e magari l'assenza di controllo e movimento ci faccia sbandare, sbilanciare e rendere infruttuoso l'esercizio, contrariamente a tutto ciò, andiamo a contestualizzarlo bene. Cerco la simmetria, la linea, ok? La correttezza della postura e della respirazione nell'andata e nel ritorno. Come sempre, esercizio che verrà accuratamente evitato da chi ha problemi importanti alla colonna, magari fragilità ossea, ricordatelo sempre, potrebbe non essere idoneo andare a sbattere giù e tornare, ok? Diversamente, se le condizioni sono quelle che ci permettono di utilizzare questo tipo di esercizio, ok, pulizia, precisione e tanto addome, soprattutto nel ritorno, quando le gambe tenderebbero ad aprirsi e invece noi dobbiamo cercare di contrarre bene l'addome per tenere le gambe più chiuse possibile, ok? Mi raccomando, mento sul petto quando ci lanciamo, fuori aria, inspiro, ritorno, allungo la colonna ma tengo le gambe strette. Proviamo 3 serie da 4 ripetizioni in una, ok? Siamo pronti, prendiamo le gambe davanti, chiudiamole, senti già gli addominali per stabilizzare sugli ischi, mento sul petto, e fuori aria mi lancio, 1, ritorno, stringi le gambe, allunga, senti gli addominali come si contraggono, ancora, 2, gambe strette sempre, dal momento in cui si comincia a tornare su, 3, da qui, ok, 4, vedi la difficoltà e appoggio. Quando siamo all'indietro per tornare su, la maggior parte di noi vorrebbe slanciarsi spingendo con le gambe. È lì la chiave di lettura dell'esercizio. Cerca di assecondare un po' l'inerzia, però tenendo bene gli addominali, ok? Seconda serie. Pronti? 3, 2, 3, 2, 1, vai. 1. Gambe strette, addome, 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 tac, apri, bene, 2, 3, tac, 4, bene, si sente? Se lo fai bene, sì. Terza serie, ragazzi, sempre da 4, pronti? 3, 2, 1, go, 4, 3, 2, 1, ok, bene, bene, bene. Adesso riportiamo, come si suol dire, in fisiologia un po' la colonna, soprattutto il tratto lombare, concedendogli un po' di allungamento, quindi riportando l'estensione staticamente. Quindi mi è sufficiente che con i piedi uniti ti vado a inclinare un po', schiena dritta, tu vado a prendere le punte con le mani, braccia tese, torace inclinato ma dritto e apro un po' il petto, ok? Come se volessi spingere il petto un po' più verso l'alto, senza buttare la testa all'indietro però, ok?
cerchiamo di far sì che il lavoro sia concentrato su questa lordosi e lasciamo stare questa, ok? Senza irrigidire, tranquillità, anche dove il mio campo visivo andrà a concentrarsi, conta, ok? Non trascurare mai questo aspetto. Il collo è rilassato. Uno, due, tre, quattro, quattro, tre, due, uno e ritorno solo. Ok, bene. Allora, continuiamo con gli addominali. Quindi, verremo a terra e eseguiremo one stretch di nuovo, 8 battute in modalità unbroken, quindi un vero e proprio superset, e double leg stretch, 8 ripetizioni, finisci uno e inizi l'altro senza recupero. Il primo l'abbiamo già visto prima, questo, ok? Il secondo invece è questo. Bene? Lo facciamo due volte, quindi 8 one leg stretch, 8 double leg stretch, recupero e lo rifacciamo. Quindi focus addome. Pronti? 3, 2, 3, 2, 1, go. 1, 2, vedi, spingo quei talloni, uso questa variante anche. 3, sento stirare dietro. 4, 5, 6, 7, 8, double stretch. 1, piedi a punta qua, se vuoi una variante un po' più pilates, 2, o piedi rilassati, 3, così stiro davanti, 4, 5, 6, 7, 8, recupero. Ok? Qui recuperiamo, muoviamo la testa lato a lato. Ragazzi, molto bene. Ancora uguale. 8 e 8. Pronti? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai con double, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dai gli ultimi, 2, 1, molto bene, e giù. E ancora una volta muovi il capo mollemente da una parte e dall'altra per andare a recuperare, ok? Perfetto. Allora, adesso la mobilità, flessibilità della colonna la andiamo a curare cambiando posizione. Utilizzeremo la tecnica swan dive, alla quale poi ogni apertura andremo a fare un recupero, quello che a volte, mutuato dalla posizione yoga, viene chiamato la posizione del fanciullo di recupero o posizione di preghiera, ovvero quella in cui vengo all'indietro col bacino sui talloni. Quindi, concentrando tutto in pochi istanti per capire cosa andrai a fare, andremo a fare swan dive lento, ok? Quindi questo, apro, vengo giù e dietro, ok? Quindi cerchiamo anche di armonizzare il flusso che ci porta a cambiare da una parte, da un esercizio all'altro, quindi tensione e distensione, ok? Quindi apro e torno all'indietro, ok? Quindi io apro e vengo all'indietro,
vale 1, ok? Lo faremo per 8 volte. Ciascuno di voi identifichi la tipologia di swan dive che può eseguire, di quella magari a basso impatto salgo appena, poi magari scendo e vado dietro, oppure maggiore ampiezza di movimento con le braccia tese, che mi permette poi con più facilità in quel caso di venire all'indietro, in quel caso, ok? Quindi cuciamocelo addosso. Pronti ragazzi? Si va, inspiro, espiro, e uno, ritorno, giù, inspiro, espiro, e siamo a due, ok, dai, ancora, inspiro, espiro, e siamo a tre. Dai. Inspiro. E 4, dietro. Dai. Altrettanto. 4. Due. L'ultimo. Tutto ok? Molto bene. Perfetto. Allora, ragazzi, direi l'ultima parte. Ci rimettiamo schiena a terra. Ok, andiamo adesso a riprendere per la terza volta one leg stretch, a cui poi aggiungeremo corkscrew, solo corkscrew, ok, al quale poi aggiungeremo teaser, quindi creiamo un tri-set, tre esercizi senza recupero. Guarda bene, faremo questa sequenza due volte. 8 one leg stretch, ok, 4 corkscrew, 4 teaser, velocemente, eccoli qua. Il primo l'abbiamo già fatto abbondantemente, questo 8 volte, corkscrew, l'avvitamento, solo avvitamento, saltiamo il rollover, ok, quindi solo la parte concerne l'uso degli addominali. 4, 4 teaser, al lavoro, pronti, vai, due volte questo blocco, dai che la forza addominale sia con noi, 3, 2, 1, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne hai ancora 2, 2, 1, giù un piede, giù l'altro, unisco le gambe, testa a terra, braccia un po' larghe, sollevo le gambe, le stendo un po' verso l'alto ma non completamente, spalle salde, sinistra a destra, avvitamento, 1, spalle salde, cambio direzione, destra a sinistra, 2, sinistra, destra di nuovo, 3, destra, sinistra, 4, piego le gambe e piedi a terra, teaser, 4 volte, via, 1, 2, 3, 4. Allora, recupero doppio sul col bacino, stendile anche,
resta un attimo. 5, 4, 3, 2, 1, giù le vertebre una dopo l'altra, braccia larghe, muovo il capo lato lato. Ok, siamo pronti per rifare questo blocco? Io dico di sì. 8, 4, 4, one stretch, core screw sullo avvitamento, teaser, pronti? 3, 2, 1, go, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù giù, unisco le gambe, giù il capo, braccia abbastanza aperte ma non troppo, spalle stabili, sulle gambe, le stendo come il sale, tubi, quanto basta, e vado, 4, spalle salde, 3, gestisci bene anche il range di questo avvitamento, affinché le spalle lavorino il meno possibile, ok, 2, ho bisogno con le mani a terra, ok, ovvero coi palmi a terra, 1, teaser ragazzi, pronti? 3, 2, 1, go, 4, 3, 2, 1, e giù, esattamente come prima, giù e giù i piedi, su col bacino, apri bene le anche, 5, 4, 3, 2, 1, rilassa tutta la muscolatura della tua schiena, vieni giù, la colonna, una vertebra dopo l'altra, e quando il bacino arriva, torna a muovere il capo da una parte e dall'altra. Perfetto, ok. Andiamo a chiudere, andiamo all'ultimo, sull'ultimo blocco di lavoro e ci siamo, ok? Bene, restiamo a terra e andremo a alternare un plank sulle braccia piegate, dove c'è anche un buon coinvolgimento sugli addominali, a una posizione di recupero, ok? Sono 4 plank da 8 conti l'uno e il recupero all'indietro come abbiamo fatto nello swan dive, ok? Quindi alla fine di ogni plank questo plank neutro, mi raccomando, senza ingobbirsi troppo, pulizia tenuta, ok? Il plank, come ormai ben sappiamo in tutti i contesti, classica tenuta che è trasversale a tutti i contesti di allenamento e movimento, ok? È un esercizio che sfrutta tanto l'addome, ma non è un esercizio per gli addominali e basta, questo ricordalo, tanti altri muscoli sono coinvolti. Pronti? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù, un attimo dietro. Plank numero 2. Pronti? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dietro. Numero 3. 3, 2, 1, go, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
missione compiuta. Ok. Adesso porta le mani avanti, vieni in quadrupedia e similmente a ciò che abbiamo fatto all'inizio quando eravamo in piedi, quando abbiamo piegato le mani, le gambe, abbiamo messo le mani sulle ginocchia, sulle cosce facendo questo movimento, facciamolo nella sua versione più classica, ovvero in postura quadrupedica, dove andremo a inarcare e arrotondare, ok? Cerchiamo di non stressare il collo, ovvero di non fare movimenti bruschi, anzi di farne il meno possibile, anzi proprio il range di movimento del capo blando, 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 fermo no ovviamente, ma appena accennato, 8 volte, siamo in piedi poi e ci siamo. Pronti? Inspiro, espiro, braccia tese, ancora, inspiro, espiro, braccia tese, ancora, inspiro, braccia tese, inspiro, espiro, ancora, 4, tre, due, uno. Punto i piedi e risalgo su lentamente, una vertebra dopo l'altra, sono su, raddrizzo, bene, ok. Allora, direi che più o meno così come abbiamo iniziato, andiamo anche a chiudere, ok? Quindi un po' di volte su e giù le spalle, ok? Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Bene, arrotolo la colonna e resto un po' più a lungo giù. Comincio dall'alto, metto sul petto, scendo, vado giù, resta lì, rilassa il capo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ritroso, dal basso verso l'alto. Intreccia le tue dita dietro, tieni le braccia tese ma non rigide. Metti la penna sulla punta del tuo naso, disegna dei cerchi davanti. Stop, disegna dei cerchi nella direzione opposta. Stop, slaccio le dita. Braccio destro, sollevo, allungo appena il fianco, rilasso le ginocchia, spingo bene coi piedi a terra. 4, 3, 2, 1. Cambio. Ok. Intreccio le dita, stendo le braccia su. 4 volte, qui chiudiamo, espiro, chiudo la gabbia toracica, abbasso le coste verso terra. 1. Inspiro, rilascio. 2. Inspiro, rilascio. 3. 1 ancora. 4. Slaccio le dita giù le braccia. E grazie mille, e buona giornata, e buona settimana, e ancora una volta, grazie, grazie, grazie per seguirci, ok? Teniamo duro, andiamo avanti, abbiamo un po' di stop questi giorni, siamo in zona rossa, ma noi andiamo avanti lo stesso,
tanto col nostro palinsesto avete tutto quello che vi serve per allenarvi, ok? Che ve lo dico a fare? Evolution, ok? Ci vediamo insieme venerdì prossimo, ore 11. Ripartiremo con un Pilates sempre abbastanza intenso, un po' più flow, ovvero la classica lezione dall'inizio alla fine che comprenderà quasi tutti gli esercizi. Magari faremo il punto su alcuni per poter fare poi il salto quantico che ci sta profilando, ok? E ancora una volta ricordate, prossima masterclass l'ultimo venerdì di aprile, ok? Ragazzi, a presto, state bene e grazie.